Buongiorno, piove alla grande. E oggi ho ancora un piccolo allenamento prima della maratona che correrò oggi perché vedrete questo caffè in questo oggi che è il giorno della maratona, domenica 1° dicembre, e non in questo oggi che è il giorno in cui sto registrando il video, che invece è qualche giorno prima. E qui giù a parlare del tempo. Può essere perché in fin dei conti il tempo è quel contenitore che ci contiene e che continua a scorrere. In questo momento in cui sto registrando non è quello in cui voi state vedendo, non è quello in cui tutti staranno vedendo questo caffè, però sicuramente coloro che lo vedranno domenica mattina lo vedranno mentre sto correndo a Valencia. Perché corro? Perché la maratona? Perché tutti questi video che parlano di corsa? Beh, è perché per me in qualche modo è una rivincita con me stesso. Riuscire a mettere in fila 42 km dopo una vita sedentaria. Ho incontrato di recente i miei compagni di liceo e quando hanno scoperto alcuni che mi sono messo a correre, che corro delle maratone, mi dicono: beh, ma tu da ragazzo non facevi proprio assolutamente niente, eri di un sedentario terrificante, non sportivi come loro che erano bravissimi, tu proprio avevi il fisico da ragioniere, la mentalità da ragioniere. È vero. Ho camminato quando ho iniziato a avere figli, con mia moglie che mi portava in montagna a camminare, è stato faticosissimo. Ho speso alcuni anni facendo questo e poi ho ripreso il mio tran tran da sedia a sdraio. E poi improvvisamente questa vocazione tardiva. E quindi c'è sempre una speranza. Ecco, il messaggio del caffè è che c'è sempre una speranza. Possiamo sempre migliorare. Incontro spesso coetanei e dico: ma siamo noi qui a pensare al futuro? Ed è vero, stiamo pensando al futuro, un po' perché la pensione non arriverà mai, un po' perché comunque quando smetti di pensare al futuro, allora veramente il grasso si accumula nel cervello e si accumula sulle palpebre e quindi a quel punto hai finito di vivere. E allora anche oggi celebro anche questa terza maratona dopo quella di New York e di Praga con un video dedicato perché starò sgambettando, cercando di arrivare in fondo correndo il più possibile. Il mio obiettivo mentale in questo momento è cercare di correre il più possibile, sicuramente riuscire a superare i 30 e 35 km se posso senza mai fare neanche 100 metri camminando. Perché anche questo è un traguardo, i tempi quello che sono, ma l'importante è darsi dei risultati che possono essere perseguiti. E se non ce la farò questa volta, ci riproverò a Londra ad aprile, a New York a novembre, contando di esserci sia ad aprile che a novembre, ovviamente. Quali sono i vostri traguardi? Quali sono le sfide che vi date per continuare a mettere sangue dentro le vene? Quali sono le sfide professionali magari che vi date? Quest'anno mi ero posto come obiettivo il TEDx e devo dire che sono arrivato in fondo. Quali sono i miei obiettivi per l'anno prossimo? Non ve li dico, però mi interessa ragionare con voi su darsi degli obiettivi. E allora fate il tifo per me, 25-215 il mio pettorale, 25-215, se state vedendo questo caffè domenica mattina all'alba, io parto alle 8:30, arriverò verso l'una, con l'applicazione della Maratona di Valencia mi date incoraggiamento. Io vi auguro un buon caffè, vi do appuntamento qui domani, spero davvero, dopo la faticata con un altro caffè, vi invito a venirmi a trovare su paolopugni.it e vi ringrazio sempre per la vostra grande attenzione e il grande affetto.